non puoi avere italiani, ci manca l'autoradio in mano, ma siamo italiani. Ma nel video parlate della Juventus, ma io poi che mi no, c'è più la faccio un sottofondo sotto. E che siamo catanesi noi due, capito? Siamo un po' avvelenati. Che strano, ragazzi, non lo vanteggio, no, che c'è la però dobbiamo sottolineare che questa è una suddivisione territoriale, fatta apposta. Il primo e il diciassettesimo, come prima. Noi abbiamo messo il bollino blu. Quelli che sono i rioni. Hai fatto tu, Andrea, questo? Sì, hai fatto un collage, oppure l'hai messo là. Queste sono suddivisioni territoriali che abbiamo fatto. La bella e meglio. Scusa, ma questo che municipio sarebbe? Questo sarebbe il municipio centro storico, adesso rinominato così, adesso è ex 17° municipio. Qual è la domanda? Era meglio passare per delinquenti da banda da Mariana. L'accento viene posta sulla varonetta piuttosto che sull'iniziativa, capito? Come si tutela la cosa del valore. Chiese, stava aspettando il suo nome. Perché comunque è evidente che là abbiamo toccato un nervo scoperto e quindi no, l'accesso finora non ce l'hanno dato, però si nascondono dietro il riviando, se non è vero, qual è il sistema. Loro cercano disperatamente il nome di un leader perché mancano di contenuti e quindi si aspettano il nome di una persona forte, titolata. È come imparare le cose con i colori. Ad essere delegata per tutti gli italiani, quando non hanno ancora capito che il movimento è fatto di idee, di contenuti, di proposte. Le persone che si presentano ad essere portavoce sono solamente dei presentatori di istanze che arrivano dal basso, da chi è. Certo. Quindi la capacità nostra è quella di scegliere delle persone che sono valide, affidabili, anche competenti, e noi abbiamo scelto il nostro candidato sindaco, Marcello De Vito. Applausi. Ti è piaciuta come presentazione? Sì, poi ti faccio una battuta. Dopo te la faccio. Scusa, ma tu chi saresti? Io sarei un attivista del movimento, mi hanno dato anche una grossa responsabilità, tra l'altro, perché dovrei, presidente, candidato, guidare il primo municipio, che è il municipio più importante, il municipio anche più difficile, perché sappiamo che questo municipio è un municipio dove le percentuali di voto per il movimento non sono così alte come nei municipi periferici, però noi siamo fiduciosi, sappiamo che la sfida è difficile, abbiamo chiesto a Marcello una presenza costante anche su questo territorio proprio perché vogliamo imporci, e siamo sicuri che una volta che siamo, che riusciamo ad imporci in questo territorio, riusciremo ad avere anche, diciamo che sono municipi fondamentali.